Buonasera, stanno iniziando i preparativi per il battesimo. Questo vlog penso che lo vedrete tra un mese, forse anche di più. No, vabbè, non tra tantissimo, però lo vedrete sicuramente quando il battesimo sarà già stato fatto, quindi sto raccogliendo le clip che vedrete poi. O almeno già stato detto. Esatto, lo vedrete solo a cose fatte. E noi siamo già all'opera, abbiamo già le mani consumate, Ricky più di tutti, perché sta facendo più lui lo schiacciamento del... Esatto, guarda, fa vedere amore, fa vedere la manina. Porca miseria. Praticamente mi è venuta un'ideona, perché è di Federico, gliel'ha regalato la nonna, ovvero mia mamma, però... Farla vedere bene. Ah, scusate. Questo è praticamente uno stampacarta, non saprei come chiamarlo. Comunque, mettendo il foglio in mezzo, fa la formina dell'orsetto. E visto che domani andiamo a ritirare le partecipazioni, che molto orgogliosamente ho fatto io, perché sapete, sono grafica, quindi le partecipazioni me le sono fatte io, quindi ho portato il PDF in tipografia e... Sì, se sentite, trick trick trick, il mio amore che ormai va a macchinetta tipo fabbrica di produzione, produzione orsetti di carta. E niente, quindi appunto domani mi è venuta l'ideona di mettere questi orsetti nelle buste per gli invitati delle partecipazioni. Guardate che carini, li stiamo facendo di tutti i colori, io avevo tutti questi kit di carta. Della Ma cre fai vedere. eh sì, sto facendo vedere della Crelando, questi qua che non ho più utilizzato, sarebbero per lo scrapbooking, per chi ama decorare le agende, fare diciamo le pagine per le agende, queste cose qua. E quindi insomma avevo tutti questi bellissimi fogli decorati e stiamo facendo gli orsetti, così domani ora vi facciamo vedere un po' di cosine all'opera. Vedere, alza. Mi mancano solo più alcune cose che in giro è difficile trovare, ma che voglio comprare, che sono appunto quei porta popcorn tipo cinema, rosa, sempre rosa o comunque bianchi a pois rosa. Adesso vedo, magari per staccare un po' li prendo bianchi con i pois rosa se li trovo, o comunque cose simili. Poi ci mancano le tovaglie, che cerco belle coprenti, perché l'ultima volta per il compleanno di Fede ho trovato una ciofeca trasparente, quindi faceva schifo, e quindi spero online che sia un po' più spessina, spero di non avere fregature, e cercherò poi su Amazon. Poi ci sono i palloni, ne prenderemo 60, li abbiamo trovati sul 10-11 euro, 60 palloni da addobbare la sala, e basta, direi che ci siamo abbastanza. Sì. Direi che questo è tutto, insomma. Quindi, ah, ecco, c'è anche un kit che ho visto che devo ancora acquistare, ma vi farò vedere tutto quando mi arriverà. Ovviamente anche le bomboniere le farò io, eccetera, eccetera. Ho fatto tutto io, tutto mom made, fatto dalla mamma. Però ancora più soddisfazione, devo dirvi la verità. E ora vi faccio vedere le partecipazioni, sono veramente bellissime. Ecco qua le partecipazioni, queste le ho fatte io, ne vado molto fiera, mi piace veramente tantissimo, spero piaccia anche a voi. Ho coperto soltanto appunto l'indirizzo della chiesa e di dove andremo a festeggiare dopo, perché appunto non ho piacere che si sappia l'indirizzo, però comunque vi faccio vedere come l'ho fatto con questo decoro molto principesco, questa applicazione qua e poi appunto il suo nome. Che Alessandra vi invita a festeggiare il giorno del suo santo battesimo, che verrà celebrato il 24 novembre 2019, ore 15, presso la chiesa. E poi sotto ho fatto dei pallini sfumati
sul viola come il nome Alessandro e poi sottoscritto che la festa continua presso la sala eccetera eccetera con indirizzo e poi gradita conferma. Quindi questa è la partecipazione. Adesso ho qui in questa busta che vedete qua sopra tutte le partecipazioni che vanno poi inserite nelle buste. Metterò appunto anche i coriandolini a forma di orsacchiotto che abbiamo con tanta fatica stampato, fatto a mano ieri sera. E poi appunto sul fronte della busta andrò a scrivere con una calligrafia molto classica per la famiglia, insomma, in base a appunto a chi va indirizzato l'invito. Ok, quindi questa è la partecipazione, sono contenta di avervela mostrata e insomma spero vi piaccia. Buongiorno! È appena arrivato il corriere e vi facciamo vedere le cosine che abbiamo preso per il battesimo. Vai amore! Allora, un pezzo a testa. Io questo. Oh. Allora, queste saranno le scatoline. Queste sono le scatoline che abbiamo scelto per il battesimo. Dopo ve ne facciamo vedere una montata, ma sono bellissime. Sono proprio rustiche, particolari, con scritto Little Princess con la coroncina. Ed è la classica, il classico pacchetto legato con il... come lo si chiama? Lo spago, ok? E questo è un pezzo. Poi... Queste saranno... facciamo vedere. Praticamente sono delle chiavi principesche. Già che è Little Princess, la nostra principessa. Little Princess con apri bottiglia annesso. Fantastiche, io quando le ho viste... Aspetta, quando le ho viste ragazze non ho capito più niente, le ho proposte, anche a Ricky sono piaciute tanto. Bene. Quindi almeno è una cosa utile, non è il classico gadget tipo portachiavi, quelle cose che poi vanno un po' a perdersi, cioè, volendo, no? Sono belli anche i portachiavi e tutto questo. Certo, cioè... certo, però... volevamo un qualcosa di utile che la gente potesse riutilizzare, ecco, che ricordasse poi Alessandra. Poi vado con i confetti, ho scelto questi qua che hanno questo rosa bellissimo, perché è un rosa delicato, non è quel rosa shocking, e sono alla mandorla, che secondo me sono i confetti più buoni che ci sono. Sì. E quindi ho scelto questi qua di Buratti. E poi qua mi toccherà scrivere un pochettino. Questi sono tutti i bigliettini che andrò poi a strappare e a scrivere. Questi qua sotto commissione me li hanno presi i miei genitori, sono dei vassoioni che mi serviranno per poi servire le cosine al buffet, perché come vi accennavo cucinerò tutto io. E poi io faccio vedere quello, io faccio vedere questi. No, abbiamo fatto uno per uno. Allora va bene. Allora io questo. No, io... sì, le foto è roba mia. Oh. Allora, guardate che carino. Allora, sono dei... è una specie di kit per fare le fotografie un po' divertenti alle feste, no? E quindi le ho prese ovviamente in tema. Adesso non starò a farvi vedere tutte, se no non è più divertente vederlo poi il giorno X. Però, insomma, sono molto carini, sono tutti dedicati. Quindi c'è il coso baby, mamma, papà, insomma, faremo delle foto anche con Ale. Molto carino, It's a Girl, questo qua appunto su Amazon. Poi, questi faccio vedere io? Sì. Allora, questi poi sono i sacchettini che andranno all'interno delle scatoline che avete visto prima, con dentro i confettini, tutti in rosa. E poi, vabbè, l'avrete già intuito perché... oh, che belli! Con tutta la sua potenza. Guardate che belli, con i coriandolini. Con i coriandolini all'interno. Troppo belli. Molto carini. E poi ci sono anche grigi, cioè tipo argentati. Panna, e che argento. Panna. No, ma in realtà sono un... una panna. Sì, un panna brillante. E questo rosa qua, sempre brillante. Panna perla. Quindi direi che... panperla. Direi che è tutto, insomma. Yes! Twin twin! Ciao Ale! Guarda, mamma e papà cosa stanno facendo per te. Perché questo video tu lo vedrai quando sarai più grande. Guarda che lavorone. Siamo stile due cinesi in pampa. Questi li ha già fatti mamma e Fedino. Vuoi dire un qualcosa alla nostra pupetta? Ti voglio bene. Dopo la andiamo a riprendere la pupetta.
che così lei si vedrà. È come se si guardasse uno specchio ringiovanente, vero amore? Ah, sì. Mi raccomando, amore mio, falle bene anche tu, Sì. Ciao, amore di papà. Ciao. Buongiorno. Ciao. Allora, oggi è il 10 novembre, stiamo andando con la piccolina, che è qui, e Nalina, che è qui. Fedino non c'è perché è con suo papà, però noi stiamo andando a ordinare la torta per il battesimo. E visto che sto facendo il diario di bordo praticamente di questo battesimo, non potevo far mancare l'ordinazione della torta. Quindi, bando alle ciance, andiamo a vedere se ci danno qualche idea e se troviamo quella che piace a noi. Allora, torta ordinata, sono troppo felice, siamo felici. Ci abbiamo piace... scelto tanta roba, tutta buonissima. Sì, ci piace un sacco. E vabbè, non vi svelo più di tanto. Vabbè, abbiamo fatto forza Inter. No, così. Vabbè, dai, allora, sarà una torta. Vi dico qualche indizio. Vabbè, no, no. Dai, qualcosa, tanto vabbè. Poi la vedranno quel giorno lì, no, quindi. No, è una torta appunto. È una torta bellissima, è molto fine, molto principesca, semplice. Molto buona. Semplice ma d'effetto. Tac. Ciao ragazze, allora eccoci qua con il video spesa fatidico per la preparazione del buffet che farò per il battesimo di Alessandra. Scusate se non mi filmo, ma credetemi, oggi essendo giornata di cucina e preparazione non sono proprio il massimo della forma, sono anche un po' malaticcia, quindi evitiamo di spaventarvi. Allora, inizio subito con questi grissini stiratini all'olio d'oliva. Che voglio fare insomma giusto qualcuno con il prosciutto poi arrotolato. Poi vabbè, ovviamente patatine, poi pomodorini, anche se sono un po' troppo grandi, quindi per quello che voglio fare io penso che li taglierò a metà, però non sto a dirvi più di tanto perché tanto sicuramente filmeremo, faremo vedere quello che abbiamo preparato, quindi insomma evito di spoilerarvi tutto. Quindi tre confezioni o forse quattro di pomodori, panini al latte come se non ci fosse un domani, ce ne sono tantissimi, quindi insomma non sto a ripetermi, quindi li tirerò poi piano piano fuori tutti. Poi qua c'è un altro pacco di grissini stirati, altre patatine, queste qua bianche classiche, poi mozzarelline piccoline di quelle tipo ciliegino, scusate il mal di mare, due confezioni. Poi qua c'è un'altra busta, aspettate che vi appoggio qui, così riesco a tirarla su perché è un po' pesante. Allora, qui c'è ovviamente altri panini al latte, un altro ancora di panino al latte, poi altre patatine di queste qua bianche, un'altra anche qui, poi aiuto, come si chiama, spumante, abbiamo preso un po' di tipi, insomma ho preso questo qui, ha preso questo qua, ups, dolce, e un altro sempre dolce che sarà quello che va per la maggiore. Poi maionesona gigantesca, gocce di cioccolato fondente, patè della Rio Mare salmone rosa, spinaci a cubetti, ricotta vaccina fresca, poi due confezioni giganti di olive verdi. Credo siano due di olive verdi, sì. Voilà. Eccole qui.
Poi abbiamo un sacchettino di zucchine di quelle chiare che utilizzo anche per le pappe di Ale. Poi altri panini al latte. Un ombrello, no, questo è di Riccardo che ha dimenticato dentro. Poi foglioline di basilico per tre pacchetti, non vi dico che profumino, tra l'altro. Interessante. Poi due confezioni di uova da 10 e un altro patè di salmone rosa. Poi altro sacchetto, in realtà sono ancora due, mi sono sbagliata. Allora, patate classiche della Pai, due pacchi. Mi piacciono da morire questi mega pacchi altissimi e poi le patate arrivano qua, ma a dettagli. Poi popcorn salati, due pacchetti. Poi un'altra ricotta, un altro 10 uova allevate a terra italiane. Ne ho prese tante così, poi capirete cosa devo farci. Poi due pacchi di zucchero perché dovendo fare anche dei dolci avevo paura di rimanere senza. Poi un po' di, aspettate che c'è un po' di scontrini e buoni sconto che dopo guarderò. Un po' di pane di questi qua tipo da tramezzino che andrò poi a tostare per fare delle tartine triangolari. Quindi ce n'è uno, due, tre, quattro e cinque. Ok, Riccardo si è preso anche un Kinder cereali, molto bene. Poi questa busta via e prendiamo l'ultima. Ultima, ma non meno importante, qui abbiamo un altro pacco di panini al latte, come se non ci fosse un domani, ve l'avevo detto. Altri pomodorini, scalogno. Poi due bottiglioni di Sprite. Poi pasta sfoglia. Pasta sfoglia e pasta sfoglia. Tre confezioni rettangolari. Una mi servirà per fare la torta salata e le altre per fare le pizzette. Poi un altro patè ma al tonno per fare le tartine. Poi un po' di formaggi, questi qua sono mi pare Asiago, aspettate, sì, Asiago, formaggio DOP e questi qua li taglierò a cubetti per fare appunto un cestello con tutti i cubetti di formaggio. Poi abbiamo preso, aiuto, si è incastrato, aspettate. Poi tre confezioni di Wuster che vedrò se fare insieme alle pizzette dei salatini con il Wuster dentro. Questi qua sono quelli di tacchino e pollo. Poi un'altra confezione di gocce cioccolato fondente. Un'altra confezione di bocconcini di mozzarella, quelle rotonde, e un po' di scusate, io ancora non sto bene e si sente. Allora, qui abbiamo 3 etti quasi praticamente di salame che mi servirà per i paninetti. Poi prosciutto cotto, 2 etti, 2 etti e basta. Un altro sacchetto, me l'ha fatto diviso in due perché sennò era troppo grosso. Un altro sacchetto con sempre 2 etti di cotto. Poi abbiamo prosciutto di Parma crudo,
duetti e poco più. E poi qui abbiamo altro prosciutto crudo, quasi duetti sempre. Un po' di salumi affettati perché tutti quei panini al latte saranno poi farciti con salumi, formaggio, eccetera. E basta, direi che vi ho fatto vedere tutto. Spero di non aver dimenticato nulla. Ovviamente qui non c'è tutto perché la prima parte dei primi due sacchetti li ho già riposti in frigo, altrimenti mi esplodeva il tavolo. Quindi mega mega spesona. Siamo tutti pronti e oggi mi diletto a cucinare. Vi farò vedere sicuramente nel vlog battesimo. Un bacione grande, ma e al prestissimo. Ciao. Come tutto il resto stiamo facendo un micro pezzo Di vlog per il battesimo. per il battesimo. Ah no, finito, non più dove sto andando. Guardate che spettacolo. Mi fai Lei ha vedere quelli fatti. cucinato tutto, sta cucinando tutto, stiamo impazzendo. Ha fatto una teglia immensa per fare. Oh, un biberon. Guardate che spettacolo. Vedi la torta salata anche, che dobbiamo mettere in un piatto, tra l'altro. Guardate. Sbavate con noi. Ed è solo l'inizio. Buongiorno ragazze. Siamo qui. Fai un pezzo di diretta, vediamo se funziona. Siamo alla sala. Questa è la sala. Ma sì, questa è la saletta. E stiamo gonfiando palloncini. E questo è il palloncino di Bebiale. Lì c'è il portamuffin, i confetti avanzati. E qua vabbè, l'altra saletta dove appunto noi c'è il frigo dove ci prepariamo le nostre cosine. E niente, ora ci spicciamo a preparare. A dopo. Cosa della dignità di Alessandra di entrare in chiesa con un suo nome? Lui, il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano. Discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. C'è ancora un passaggio, abbiamo detto, e questo vale per padrino, madrina, una mamma che veniva qua, nella tenuta. Allora Alessandra, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È accaduto un vero miracolo, oltre che non ha pianto, ma tutte le cose che Gesù ha promesso sono realmente accadute nel Ricevete la luce di Cristo, a voi genitori e voi padrino e madrina, e affidato un segno pasquale. Fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Amen. Unendoti al tuo popolo, egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membra del suo corpo per la vita eterna. Amen.
stesso è proprio una regina. Ecco voi come finisce il giorno del battesimo di Ale. Ho tanto di spuntino. Anche il gioco per colorare. Relax. Sì, vabbè. Prima piano i miei piedi. TV. Piedini a mollo. Patatine e faccia goduta. Grazie a tutti per averci tenuto compagnia in questa giornata così importante per noi. Arriverà presto il vlog dei regali, che so che vi piacerà tanto, e sono anche senza voce. Questa sera andiamo a nanna, buonanotte a tutti e a presto.